Gianni Florio, attaccanti del Varignano, una eliminazione insomma, con qualche veleno per quel rigore nel finale che a tutti sembrava abbastanza netto, però l'arbitro ha visto così. Bene, male. Cioè, l'importante è stare a fare questo torneo dopo parecchi anni, poi è chiaro che le partite le stanno a fare il gol in più, il gol in meno, il rigore, il fallo, però è uguale, cioè nel senso arbitri sono qui per fare il bene come lo stiamo a far fare noi, quindi va bene così, chiaramente un po' di rammarico c'è, però va bene lo stesso. Sappiamo che il Varignano e il suo pubblico probabilmente nel proseguo del torneo mancherà, però il ricordo vivo della strage anche in mezzo a tutti voi giocatori stasera era dentro. No, diciamo che il quartiere, da quando facciamo questo, purtroppo voglio dire, purtroppo perché per quello che è accaduto, il quartiere è sempre stato uno dei più agguerriti nel senso di tifo, di partecipazione, di voglia di onorare questa bellissima cosa che fai te e tu, tutti noi insieme. Quindi mancherà sicuramente, purtroppo. Grazie Gianni, alla prossima. Ciao. Oh, grazie. Vai. Giacomo Petracci, Terminetti una doppietta e così Terminetti vola in semifinale. Sì, si vola in semifinale, ma non era tanto importante la vittoria, l'importanza è fare questo torneo per ricordare le vittime. E l'abbiamo fatto un bel momento, abbiamo fatto un bel gruppo e quindi onore a questo torneo. Infatti sappiamo quanto il Terminetto, innanzitutto il gruppo unito del Terminetto, tiene a questa manifestazione perché purtroppo la strage è avvenuta nel vostro rione. Sì, è avvenuta nel nostro rione, infatti abbiamo perso parenti, amici, colleghi e quindi siamo un bel gruppo il Terminetto perché anche è rimasto su 18 giocatori, penso che 12-13 sono del Terminetto, sono del quartiere. È una bella cosa e vogliamo continuare così anno dopo anno per continuare a ricordare quelle delle vittime, che è giusto, e lo facciamo poi se viene vincendo ancora meglio. Grazie Giacomo, alla prossima. Grazie.